Cordiale benvenuto a voi tutti, amici telespettatori. Ancora una volta insieme qui dal Modà per offrirvi, beh, idealmente del caffè, ma invece magicamente lo beve insieme a noi la protagonista odierna, è Patrizia Bucchieri. Benvenuta Patrizia, e con lei innanzitutto parliamo subito di qualcosa che la riguarda: Wedding Event Planner. Cos'è? È una figura professionale di concreto aiuto per tutti coloro i quali vogliono organizzare un matrimonio. Quindi il giorno più bello della loro vita viene dettagliato, organizzato al meglio proprio da questa figura professionale. Tutto ciò che è matrimonio fa parte del core business del wedding planner. Allora Patrizia, intanto benvenuta. Grazie, non è la prima volta che tu vieni a prendere il caffè da noi, sai che è un ottimo caffè. Eh? Sì, è un ottimo caffè, non è la prima volta, hai ragione, già insomma sono stata ospite da voi già diverse volte. Tu sei una veterana del settore, sì. Qual è l'aspetto più entusiasmante del tuo lavoro e perché lo hai scelto? Allora, perché intanto io amo questo mondo, il mondo del wedding è un mondo affascinante. Ma poi vedere comunque gli occhi delle spose quando praticamente li inviti a partecipare agli eventi che vado, insomma, che sto organizzando, il ritrovarsi all'interno di un salone dove praticamente loro sono lì immersi in quello che, insomma, le aziende possono offrirgli. Quindi sai, quegli sguardi, quegli occhi lucidi, quella anche instaurare con loro anche un rapporto, un piccolo rapporto che può essere di conoscenza o di amicizia, perché spesso capita con le spose di instaurare questo rapporto leggero, minimo di amicizia. Io ti ho visto lavorare e lo fai in una maniera altamente professionale. Sembra quasi, a vederti, che tu non perda mai la pazienza. Tutti quanti cercano sempre te e tu hai una parola buona per tutti. Ma qual è il segreto? Qual è il segreto? Te l'ho detto, forse perché io mi immergo proprio completamente in questo mondo e cerco di trovare sempre delle parole anche per sostenere, aiutare le aziende che spesso, sai, capitano diciamo dei disagi, no, che avvertono le aziende, e cerco sempre di essere per loro un sostegno, di trovare sempre un qualcosa che li incentivi a, insomma, ad andare avanti. E poi comunque ritorno a dire amo questo mondo. E questo è bello. Quindi tutto quello che faccio, sì, anche se spesso e volentieri ogni tanto, sai, si perde la pazienza, però poi riesco io stessa, insomma, a trovare una parola buona per tutti e per, insomma, continuare ad andare avanti. Senti Patrizia, una domanda per certi versi personale. Tu sei felicemente sposata. Sì. Ti chiedo, meglio organizzare il proprio matrimonio o quello degli altri? Ma sai, sono due, diciamo, due situazioni diverse. Io ultimamente ho fatto 25 anni di matrimonio, quindi ho fatto proprio un mio piccolo matrimonio nuovamente, curato come, insomma, curo alla fine gli eventi in genere. Però lì è ritrovare delle sensazioni che tu praticamente hai dimenticato. Invece nel stare accanto proprio alla sposa è anche un modo per cercare di capire le sensazioni degli altri, quindi darle una mano a... Senti, insomma, ma sono più esigenti le mamme delle spose o le mamme degli sposi? Ma entrambi, perché comunque cioè il matrimonio è un giorno importante. E le ansie che entrambi hanno sono notevoli, quindi le esigenze sono tante. Patrizia, com'è cambiato questo settore in tutti questi anni?
Cioè gli sposi hanno delle esigenze nuove rispetto al passato? Sì, hanno delle esigenze nuove anche perché oggi come oggi il mercato offre tanto, perché appunto il mondo del wedding è un mondo sempre in continuo evolversi, con appunto cercare sempre di dare delle innovazioni a quelle coppie. Quindi le coppie oggi vanno alla ricerca anche di creare dei matrimoni esclusivi, perché poi giustamente anche col social stesso loro basta collegarsi, trovano praticamente tutte le idee, tutte le informazioni possibili ed immaginabili. Quindi sai, cercano comunque, prendendo spunto da un'informazione e l'altra, cercano poi di organizzare il proprio matrimonio. Quindi è una professione molto affascinante, come potete intuire, amici telespettatori. Ma ti chiedo, Patrizia, qual è il segreto per avere successo in questa professione? Il segreto per avere successo in questa professione intanto è cercare in tutti i modi di capire le loro esigenze, mettersi sempre al passo coi tempi, quindi avere sempre continuamente informazioni, perché appunto il mondo del wedding cambia continuamente, e tanta pazienza. L'organizzazione di un evento comporta sempre dei confronti. Certo. Tu con chi ami collaborare? Guarda, io intanto collaboro tanto con i nostri professionisti, coloro che praticamente partecipano appunto agli eventi che organizzo. Quindi quando tu vai ad organizzare un evento crei proprio una collaborazione, perché l'evento, come dico sempre quando insomma organizzi il sogno della sposa o degli eventi un po' più ristretti, l'evento è nostro, l'evento è mio, ma soprattutto delle aziende, dei professionisti che sono all'interno di questo salone. Quindi la collaborazione nostra, io dico sempre, ci dà forza per anche essere a disposizione delle coppie che ci vengono poi a trovare, quindi lì poi andiamo a soddisfare. Ma per organizzare un evento non bisogna badare a spese, oppure ci vuole un budget particolare? Per organizzare un evento, beh, le spese ci sono e non sono indifferenti. Si cerca sempre comunque di organizzare degli eventi dando sempre un qualcosa di diverso, quindi portare sempre, come dicevo, il matrimonio ha tante innovazioni, quindi ogni evento deve avere una novità. E sai, spesso certo, purtroppo insomma le spese si devono anche un attimo gestire, però cerchi di tutto e fai di tutto per insomma fare un evento che riesca e che se ne parli. E adesso cambiamo un po' pagina, nel senso che per la serie non si può stare mai tranquilli, eh? Cosa stai preparando in televisione? Allora, per la serie... Ti aspetta un ruolo di intrattenitrice, imbonitrice, dimmi tu. Sì, vedi, ci rifacciamo sempre al discorso amare il proprio lavoro. Bene, io amo talmente tanto il mio lavoro che volevo dare un altro punto di riferimento alle nostre coppie, quello di realizzare un programma televisivo, tutto basato appunto sul mondo del wedding, dove i professionisti possono dare con la loro competenza, disponibilità, e dare appunto un aiuto nel realizzare quel giorno più bello. E quindi sto creando un programma dove il programma appunto si chiamerà Ad un passo dal sì. È già un evento che io ho fatto precedentemente e questa volta lo voglio invece portare proprio in... Quindi realizzare proprio un programma. Come avverrà? Intanto diciamo che avremo l'esclusiva, nel senso che il programma andrà in onda sugli schermi di Telecittà. Sì, infatti andrà in onda sugli schermi di Telecittà. Il programma sarà strutturato in modo tale da, come dicevo prima, da coinvolgere i professionisti del settore, dove potranno appunto far vedere nei dettagli la realizzazione di un abito, quindi parlare anche del tessuto che viene utilizzato per l'abito da sposa, o parlare dei fiori, quindi degli allestimenti floreali, come andare ad unire quelli che sono i fiori e i colori, quindi tutte le tendenze, le novità sia insomma del 2018 e degli anni a seguire, e anche l'acconciatura, quindi quello che riguarda appunto come realizzare un'acconciatura, perché sappiamo che comunque ogni abito da sposa
deve poi prevedere sia un trucco, un'acconciatura e via dicendo. Quindi io voglio in tutti i modi, spero insomma, di trasmettere anche questa mia voglia di dare più informazioni possibile alle nostre coppie con questo programma, quindi realizzando questo programma dove diamo informazioni, dove ogni puntata avremo un ospite diverso, ecco. E questo ospite potrà essere un atelier che presenterà un fotografo che farà vedere la fiorista. Tecnica, un fiorista dove appunto potremmo far vedere dal vivo una realizzazione di un bouquet, o una wedding planner dove praticamente parlerà degli allestimenti, dei colori, degli accostamenti, delle varie tipologie anche di allestimenti che puoi realizzare all'interno della sala ricevimenti. Un'azienda che è anche un professionista di catering, cioè diciamo che questo è un programma dove la sposa si siede comodamente a casa nel suo divano e sentirà parlare comunque di quello che è il suo matrimonio. A condurre il programma ovviamente sarai tu. A condurre il programma sarò io. Patrizia, so che già ci sono diverse adesioni da parte delle aziende con cui tu collabori e quindi già tu pensi che sarà un successo. Deve essere un successo, anche perché è il primo programma che appunto sarà fatto qui a Siracusa, quindi voglio in tutti i modi dare... Allora, la base di tutto il mio lavoro è alla fin fine quello di dare un aiuto a queste coppie che oggi come oggi sono un po' bombardate sia dai social e anche dalle aziende stesse che comunque sono lì sempre a contattarli. Io voglio dare la possibilità alle coppie di essere, cioè con questo programma, di aiutarle nella scelta, ma soprattutto far conoscere i vari professionisti del settore del mondo del wedding, che attraverso i social spesso si possono anche trovare insomma dei professionisti che non sono all'altezza nell'aiutare queste coppie. Torniamo ai tuoi eventi principali, alla tua attività artistica, perché insomma è anche un'attività lavorativa, ma tu metti tanta arte in quello che fai. E quanto tempo ci vuole per preparare un evento impeccabile come quelli che ci hai abituato a vedere tu? Guarda, considera che se parliamo del Salone della Sposa, e appunto Siracusa si sposa, sai che insomma, è il Salone della Sposa che io porto avanti, infatti sto pensando alla prossima edizione. Per la terza edizione, e considera che se siamo a febbraio dobbiamo arrivare ad ottobre, quindi ci sono già 6 mesi. Di lavoro e anche di creare un'edizione diversa dalla precedente, ok? Perché comunque devi in tutti i modi portare delle innovazioni, quindi già si parte con una ricerca di professionisti del settore che ti portano delle innovazioni, le tendenze del 2019, perché considero ormai il 2018 certo, è a conclusione, certo. Cioè ormai si sanno le tendenze, i colori, gli abiti, tutto quello che riguarda il 2018. Quindi noi ad ottobre usciremo con quello che riguarderà il 2019, quindi andiamo alla ricerca di nuovi professionisti che portano delle novità. E questo per quanto riguarda Siracusa si sposa, quindi ci vogliono 6 mesi abbondanti di lavoro. Gli altri, essendo degli eventi un pochino più piccolini, collaterali, diciamo. Sono gestiti anche con, che ti posso dire, 2-3 mesi di anticipo, però anche loro hanno la sua importanza. Certo, ma perché poi è tutto realizzato in una maniera impeccabile. Ma poi sai cosa noto anche? Che con le varie edizioni, quindi i vari eventi che sto realizzando, le coppie cominciano a seguirti, cominciano ad avere anche non ti dico tutta la fiducia completa, però quel minimo, perché comunque loro si sentono coccolati, io dico sempre, perché mi piace accoglierli ad ogni evento, comunque sono lì con loro, presente, li accolgo, quindi si instaura, come ti dicevo prima, quel rapporto che può essere anche
un'amicizia, una conoscenza, ma comunque capiscono che quello che io trasmetto loro è l'amore che ho io per l'evento, per il mondo del wedding. Ti posso dire che cioè, mi piace vedere soprattutto quegli occhi che ti guardano e cominciano a seguirti. Quindi vuol dire che pian piano i miei frutti piano piano li comincio a prendere. Sicuramente. Allora Patrizia, ci stiamo avvicinando alla conclusione del nostro appuntamento. È sempre un piacere ospitarti, bere un caffè insieme a te. E naturalmente ti aspetto dopo la prima puntata. Con piacere. Commenteremo insieme questa meravigliosa avventura. Quindi il programma si chiamerà? Ad un passo dal sì. Ad un passo dal sì. Inizierà i primi di marzo. Cosa dire? Vi aspetto, spose, vi aspetto con ansia alla prima puntata. In bocca al lupo. Ci vuoi anticipare qualcosa per la prima puntata? Chi sarà l'ospite? No, sarà tutta una sorpresa. Tutta una sorpresa. Allora saremo ancora di più incuriositi. Amici telespettatori, ringraziamo Patrizia Bucchieri, ma ringraziamo anche voi che ci avete seguito da casa. Appuntamento ad una nuova puntata di Pausa Caffè. Arrivederci.